Buonasera a tutti, come vedete dietro di me c'è uno dei 9 aerei russi che stanno per atterrare qui, ci troviamo nella base di pratica di mare. Da questi aerei scenderanno durante tutta la notte, perché dovranno atterrare in sequenza, diverse decine di medici che andranno ad affiancare i nostri medici nel nord Italia, dove ci sono la maggior parte di morti. E poi sempre su questi aerei ci saranno mascherine, ventilatori polmonari, impianti per la disinfezione, con delle brigate di militari che potranno supportare il nostro personale anche per la disinfezione di edifici pubblici. Questo lavoro, che portiamo avanti ormai da oltre 2 settimane, è un lavoro di ricerca in tutto il mondo del materiale sanitario che ci serve. Ci siamo riusciti con la Cina, fino ad ora quello che è arrivato era donazione, adesso abbiamo firmato un contratto importante da 100 milioni di mascherine con massima priorità per l'Italia. Siamo riusciti a sbloccare mascherine che erano bloccate in giro per il mondo, 2 milioni e mezzo in Brasile, 1 milione e mezzo in Egitto. Stamattina mi ha scritto il ministro degli esteri ceco, della Repubblica Ceca, e mi ha mandato una lettera in cui dice che ci manderà 200.000 mascherine. E stasera qui a Pratica di Mare arrivano 9 aerei russi. Che cosa significa? Che l'Italia non è sola e che stiamo lavorando con tutte le nostre forze per aiutare il nostro personale medico, i nostri infermieri, i nostri operatori sociosanitari. Questo è il primo aereo, il secondo è sbarcato lì, è quello illuminato lì che potete vedere sempre dietro di me. Qui ci sono operazioni in corso, adesso in quel container c'è una parte del materiale che ci serve e che sarà poi stoccato davanti a quell'hangar e lo metteranno a disposizione del nostro personale medico. Il lavoro che stiamo facendo è quello di supportare il nostro avamposto, il nostro personale medico contro questo virus. Ce la possiamo fare. Ce la possiamo fare perché l'Italia non è sola nel mondo, ma ha una grande solidarietà anche interna tra gli italiani. Avevamo lanciato una call, una richiesta, perché avevamo bisogno di una squadra speciale di medici, di 300 medici per aiutare il Nord Italia, se ne sono presentati in 8.000 che vogliono aiutare il Nord Italia da tutte le parti d'Italia. Grazie al lavoro della Protezione Civile, grazie al lavoro del Ministero della Difesa, grazie al lavoro della Presidenza del Consiglio, grazie al lavoro del Commissario Arcuri, quello che stiamo facendo è trovare il materiale che ci serve. Nessuno avrebbe mai pensato di aver bisogno di 100 milioni di mascherine in un solo mese o di centinaia di ventilatori polmonari per le dimensioni che ci servono in questo momento per far respirare artificialmente chi va in terapia intensiva. Nessuno l'avrebbe mai immaginato. Ed è per questo che adesso avevamo bisogno di aziende e altri stati per riuscire ad affrontare questa guerra contro il virus. Adesso abbiamo il materiale sta arrivando e stiamo convertendo le nostre fabbriche internamente all'Italia per riuscire a produrre anche internamente il materiale che ci serve. Quello che voglio dirvi è che se facciamo squadra, se restiamo uniti tutti quanti insieme, questa battaglia la possiamo vincere. Non dobbiamo ancora esultare per i dati leggermente in abbassamento che abbiamo visto oggi, il calo leggero di contagio e delle morti. Non dobbiamo esultare, anzi, testa bassa, lavorare, continuiamo a rispettare le regole sempre più ferree. Abbiamo chiuso la maggior parte delle aziende che non sono in questo momento essenziali. Perché? Perché la gente deve stare a casa. Dobbiamo limitare al massimo gli spostamenti anche per andare al lavoro. E andranno al lavoro solo quelli che veramente devono andare a lavorare in imprese, in soggetti economici essenziali per la nostra economia. Noi riusciamo se tutti quanti sentiamo la responsabilità sulle nostre spalle. E per responsabilità significa fare quello che c'è scritto nei decreti legge, nei DPCM, fare quello che stiamo chiedendo, così potremo supportare anche non solo il nostro personale medico, ma anche i nostri militari, le nostre forze dell'ordine che sono in prima linea per il rispetto di queste regole, anche tutti quei lavoratori che devono lavorare in questo momento, le attività alimentari, le farmacie, le parafarmacie, i nostri guidatori di camion che anche stanotte porteranno beni in tutta Italia, ma anche in tutta Europa, perché si spostano, continuano a commerciare il Made in Italy in tutto il mondo. Questo momento qui è uno dei momenti che rappresenta e che volevo farvi vedere, perché l'Italia non è sola e qui c'è la testimonianza della solidarietà che ci arriva da tutto il mondo. E quando, senza fare polemica, in questi anni ci hanno detto che alcuni rapporti
la Via della Seta non andava firmata, che non andavano coltivati i rapporti con la Russia, che non andavano sviluppati i rapporti specifici con alcuni paesi dell'Unione Europea perché dovevamo essere tutti allo stesso livello. Beh, credo che quello che abbiamo fatto negli ultimi anni di relazioni internazionali nel mondo, unito a quello che l'Italia si porta dietro come bagaglio di relazioni internazionali, sia stato fondamentale. Perché è grazie a quelle amicizie, a quegli accordi, grazie all'aver coltivato determinate relazioni internazionali, oggi l'Italia può godere di questo aiuto da parte di tutto il mondo. E non si tratta di elemosinare dal mondo, da altri paesi, aiuti sanitari. No, non è questo il punto. Il punto è che questa è un'emergenza senza precedenti. Quello che stiamo portando avanti non ha precedenti come guerra, perché di guerra si tratta contro questo virus. E siamo stati uno dei primi paesi colpiti al mondo, ma questo oggi ci dà la forza e le informazioni per riuscire a combatterlo. E sapere che a 14 giorni dalle prime disposizioni ferree che abbiamo dato come governo sul restare a casa, sull'evitare contatti, i numeri potrebbero iniziare a calare, non ci deve far abbassare la guardia, ma ci dice anche che forse siamo sulla strada giusta per riuscire a contrastare questo virus. E quando avremo vinto questa guerra, probabilmente il mondo non sarà più quello che abbiamo conosciuto, però potremo affrontare il futuro con più consapevolezza. Per esempio, cominciandoci a dire chi è che in questo paese deve essere più pagato. Beh, deve essere più pagato un infermiere, un operatore sociosanitario, deve essere pagato un poliziotto, un carabiniere, un militare, di quelli che oggi stanno in prima linea. Quelle sono le persone in cui le professionalità su cui dobbiamo investire. Dobbiamo mettere più risorse nella sanità, dobbiamo mettere più risorse in tutto quello che serve per riuscire a combattere questo virus. E infine posso dirvi che comunque quello che abbiamo fatto rappresenta una prima piccola dimostrazione che il corpo diplomatico nel mondo è importante, perché in questi giorni voi avete visto arrivare beni, mascherine, ventilatori da tutto il mondo, ma tenete presente che nel mondo ci sono consoli e ambasciatori che in questo momento stanno noleggiando magazzini, vanno loro nelle aziende, garantiscono con le finanze dell'ambasciata o con la loro parola l'acquisto di materiale, lo stoccano nei magazzini all'estero e lo mettono sugli aerei per farlo arrivare qui, vanno a parlare con i ministri della difesa degli esteri per riuscire a mettere insieme aiuti come questi, per gli aiuti qui con la Russia. Devo ringraziare l'ambasciatore Terracciano a Mosca, il ministro della difesa Guerini, Presidente Conte, abbiamo lavorato tutti quanti insieme per ottenere questi aiuti, e questi aiuti manderanno avanti la nostra guerra. E quando avremo vinto questa guerra ci ricorderemo di tutti gli stati che ci hanno aiutato, ci ricorderemo di tutti quelli che ci sono stati vicini. Voglio ringraziare anche il governo cubano, voglio ringraziare Cuba. Oggi sono arrivati a Malpensa circa 50 medici. I medici che stanno scendendo da questi aerei si uniranno agli altri medici che sono arrivati da altre parti del mondo insieme ai nostri per combattere questo virus. Avete di fronte la dimostrazione della solidarietà internazionale, avete di fronte la dimostrazione del fatto che l'Italia non è sola. Tanti paesi ci vogliono bene, tanti popoli ci vogliono bene. Continuiamo a combattere, restate a casa, rispettate le regole, continuiamo a combattere questa guerra e la vinceremo. Buonanotte a tutti.